www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Corteo confraternale delle associazioni in direzione del Camposanto di Mussomeli in occasione della solennità di Tutti i Santi il 1 novembre del 2014. Cinque confraternite, due associazioni ed una congregazione, titolari di tombe sociali al Camposanto e precisamente l'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, le confraternite di Maria Santissima dei Miracoli, Maria Santissima delle Vanelle in Sant'Erico, la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, Santissimo Sacramento di San Giovanni e le associazioni Fratres Misericordia, Amici di San Francesco e la Congregazione di San Vincenzo Freri. 8 corone in più 2 corone dell'amministrazione comunale, una per il sacrario comunale e l'altra per il monumento delle croci. Presenti le autorità comunali col vice sindaco Sebastiano Sorce, gli assessori Enzo Nucera e Gaetano Lapiana e il presidente del consiglio Mario D'Amico. Presenti anche il capitano della benemerita balestra con i suoi collaboratori, la guardia di finanza, il capo di staccamento dei vigili del fuoco, il comandante della polizia municipale e i suoi collaboratori. Un corteo assai partecipato che ha attraversato la Via dei Santi fino a raggiungere il Camposanto. Mussomeli, la banda musicale di Peppe Noto. Banda musicale in direzione verso il sacrario comunale. We'll be right back.
E dopo le confraternite, le congregazioni e le associazioni, le autorità locali. Qui, al Sacrario Comunale. Mazzieri, Mazzieri. Quella che state osservando è la confraternita della Madonna delle Vanelle in Sant'Enrico. E ricordiamo che sono presenti l'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, la Confraternita Maria Santissima dei Miracoli, la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e il Santissimo Sacramento di San Giovanni. Ognuno sta portando la corona per la propria tomba sociale, per i propri iscritti. E quella che scorre nelle immagini è la confraternita della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Un corteo partecipato, quello del 1° novembre del 2014, qui al Campo Santo di Mussomeli, il 1° novembre del 2014. Per ultimo abbiamo l'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento della Madrice. E poi sarà il turno delle autorità locali. Il cappellano del Camposanto, padre Sebastiano Loconte, benedirà il sacrario e impartirà la benedizione. E questa la corona dell'amministrazione comunale. Il vice sindaco Sorce la depone qui nel sacrario comunale. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, fonte di perdono e di pace, sia con tutti voi. Nella visita al Camposanto, luogo del riposo dei nostri fratelli e sorelle defunti, rinnoviamo la fede nel Cristo, morto, sepolto e risorto per la nostra salvezza. Anche i corpi mortali si risveglieranno nell'ultimo giorno e coloro che si sono addormentati nel Signore saranno associati a Lui nel trionfo sulla morte. Con questa certezza eleviamo al Padre la nostra preghiera unanime di suffragio e di benedizione. Signore, che soffrendo la passione hai distrutto i nostri peccati, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che risorgendo dai morti ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che salendo al Padre ci hai preparato un posto nel tuo regno, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Preghiamo.
ascolto, Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto, e confermi in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio Padre, che ha ribaltato la pietra del sepolcro di Cristo, ridarà la vita anche ai nostri corpi mortali, per unirci alla gloria del Signore risorto. Preghiamo insieme, diciamo, per Cristo, nostra vita e risurrezione, ascoltaci, o Padre. Ascoltaci, o Padre. Per i pastori della Chiesa che si sono addormentati nel Signore, perché siano eternamente beati insieme con le sorelle e i fratelli che guidarono i pascoli della vita eterna, preghiamo. Per le vittime della guerra e di ogni forma di violenza, perché il loro sacrificio affretti un'era di fraternità e di pace, preghiamo. Per i nostri familiari, amici e benefattori defunti, perché possano godere della gioia eterna nella contemplazione del tuo volto, preghiamo. Per Cristo, nostra vita e risurrezione, ascoltaci, o Padre. Per tutta la famiglia umana, perché siano consolati gli afflitti, liberati gli oppressi, radunati gli dispersi, preghiamo. Per la Chiesa pellegrina nel mondo e qui presente, perché diffonda sino ai confini della terra la beata speranza che splendi in Cristo, vincitore del peccato e della morte, preghiamo. E adesso invochiamo il Signore con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Preghiamo. Dio di infinita misericordia, che stringi in un unico abbraccio tutte le anime redente dal sangue del tuo Figlio, noi ci presentiamo davanti a te con la mestizia e il dolore per il distacco dai nostri cari defunti, ma con la fede e la speranza che il tuo Spirito ha acceso nei nostri cuori. La morte non ha distrutto la comunione di carità che unisce la Chiesa pellegrina sulla terra, alle sorelle e ai fratelli che hanno lasciato questo mondo. Accoglio, Signore, le preghiere e le opere che umilmente ti offriamo, perché le loro anime contemplino la gloria del tuo volto. Ma che quando giungerà la nostra ora possiamo allietarci della tua dolce presenza nell'assemblea degli angeli e dei santi e rendere grazie a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo dona il tuo Signore e splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. www.castelloincantato.it La notizia. Corre in rete!